americani che capitano tutto a loro, già fanno il servizio militare con le donne, poi come scendono su un porto, bua, rimorchiano subito, a rimettere le donne, insomma, rimorchiano, perché dice che sul cappello ci hanno scritto rimorchiatore, e beh, io che c'ho scritto Giocondo, però a me non mi è capitato quasi mai. Comunque, tanto per fare un'ipotesi, no? L'altro giorno io venivo con la corazzata mia in cosino, la corazzata, insomma, mia, è dello Stato, però per un par d'anni mi hanno prestato a me, a mia ero d'amici mia. Insomma, io con la corazzata mia venivo in cosino, poi c'era colei è una che mica la conoscevo io, no? Che veniva da qui in così con il suo yacht. Insomma, venivamo entrambi in così e ci vedevamo ambe due. Difatti, lei nel vedermi a me si deve avere pensato che io mi fossi pensato che lei si pensava che io siamo andati a sbattere. Era nelle 2 del pomeriggio, non c'era una nave in un raggio di 100 chilometri. Io ho fatto, signori, ma che sta, siamo andati a appuntamento. Ma mo potevi dire no, che io uscivo col sommergibile. Insomma, quantunque non c'entra niente, ma serve a me per andare avanti nel discorso, no? Quantunque, dopo la collisione, noi siamo scesi sul molo, io sono sceso sul molo, e mentre camminavo sul molo in per così, no? In per così, per i fatti mia, perché a me che me frega. Chi me viene incontro? A bionda! Ah, oh, sta bionda la conoscono un po' troppi, Insomma, mi incontro sta bionda che a dire la verità non era un granché, non era molto carenata bene, né di chiglia e né di pupa. Ma comunque, oh, siccome erano 2 mesi che io stavo in alto mare, che poi ci eravamo rimasti pure di più, no? Per via dell'austerity, che per risparmiare la benzina e le corazzate hanno dovuto viaggiare una domenica sì e una domenica no, no? Allora, insomma, mentre io camminavo su sto molo, no? Andando vicino, a me la virgola che mi frega. Insomma, chi ti vedo che mi viene incontro? A Fiona! Ah, ma che c'eri pure te, c'ero solo io, c'ero molto, lo so io quello che te lo dico. Insomma, nel vedere questa bionda, no? Io ho fatto, frate me, andiamo bene, a signori, ma oggi che fa a incontrarsi? E mi meraviglio di tutte che sei americana, che fra di noi ci si dovrebbe essere il fuso orario, no? È il fuso orario, quello del tempo che te te metti a letto e lei si alza. Ma come dico io, mi sto per mettermi a letto e te t'alzi. E che fai sempre così con l'uomo, andiamo bene, ambe di questa, oh. Però siccome nell'angiporto non c'era nessuno, no? Angiporto. Io mica lo so che vuol dire angiporto, però mi piace, ce lo metto. Ho letto sul vocabolario, angiporto. Allora io l'ho presa, l'ho abbracciata, insomma, no? Guardandola serenamente negli occhi, gli ho fatto I love. Lei ha detto yes e mi ha portato love al tecamino. Dico, ma che vuol dire? Ma cara, dimmi, mi ami o no? Lei mi ha fatto kiss. Come kiss? Oh! E se non te ne frega te, chi se ne frega a me, chi se ne kiss? Invece poi si è spiegato, no, no, si è spiegato. Kiss vuol di bacio, dalla radice Kissinger. Quello che va in giro per il mondo a bacio a tutti, no? Un bacio a Brezhnev, un bacio a Brando, un bacio a Mao, un bacio a Gorda Meir. E poi si è sposato per ripassare la bocca. Comunque, insomma, noi si fummo baciati. Io so, piaciuto un frego, detto fra noi. Ma no, Gorda Meir, perché la bionda! Tanto che sarà innamorata, me la seguì in Italia. Oh, vada vede, ma chi è si sordi per bieto? Io ho fatto oh, my darling. Oh, thank you. No, no, hai capito male. My darling, in caso mai riceverli. Te saluto col fischio. Ciao, darling.